E ritorniamo in diretta alla Tana dei Lupi su RadioRomaFutura.it. Ogni tanto bisogna ricordarsi anche. Ma ricordiamolo. E subito con le notizie, perché oggi un'esclusiva di ForzaRoma.info che ha intervistato un portavoce della Turkish Airlines, Ali Cenk. Come voi tutti saprete, la Roma si era diffusa la notizia a fine agosto di un imminente accordo tra la compagnia di bandiera turca, tra le più ricche del mondo, insomma tra quelle che più ben avviate economicamente, per avere lo sponsor sulla maglia, questo sponsor che manca ormai da 3 anni, era la Wind. Dopodiché, insomma, la Roma ha avuto varie cose temporanee, ha anche avuto il logo di Roma Cares quando sono arrivati gli americani, ma insomma nulla che portasse veramente soldi alla società. Si parlava di 7 milioni e mezzo all'anno, insomma non una cifra comparabile ai top club europei, ma un inizio. E invece, secondo quanto riporta Jacopo Aliprandi, che ha firmato questa breve intervista, c'è una brusca frenata, perché Ali Cenk ha detto, il portavoce di Turkish Airlines, ha detto che i negoziati con la Roma sono terminati da quando non c'è stato accordo su alcuni affari discussi. Al momento la trattativa è terminata, ma può riaprirsi come avviene per simili affari. A fine agosto le due parti avevano raggiunto un'intesa di massima che prevedeva un esborso di circa 7,5 milioni di euro nelle casse giallorosse da parte del vettore turco. Adesso il problema sembra essere legato alla durata del contratto. Intanto è atteso a Trigoria l'arrivo di un nuovo direttore commerciale. Evidentemente la Roma, provo a immaginare, vorrà strappare un contratto più lungo. Se pensiamo che lo sponsor tecnico, la Nike, ha firmato un contratto di 10 anni, partito l'anno scorso, quindi comunque un rapporto molto lungo, che porterà nelle casse da Roma in complesso 100 milioni di euro, sono 10 milioni l'anno. Forse la Roma non vorrà i classici 2-3 anni di contratto con i turchi, ma qualcosa di più. Magari i turchi non vogliono inizialmente legarsi troppo a lungo, e questo può aver creato un impasse. Io sinceramente non è che mi strappo i capelli perché la Roma non ha il main sponsor, però credo che un introito da questo punto di vista ci debba essere. La Juve, il Milan, l'Inter, il Barcellona, anche se il Barcellona alcuni anni non ha avuto nulla, però adesso, se non sbaglio, ancora il Qatar, Airways. Dopo il Manchester City, l'UNICEF, lo United, cioè hanno tutti degli sponsor che portano tanti 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 soldi. Io non dico che bisogna pretendere contratti dai 20 milioni di euro in su all'anno, perché la Roma purtroppo ancora non ha quel blasone e quell'appeal, però almeno qualcosa che siano 6, 7, 8 milioni l'anno, e qualcuno che cazzarola decida di mettere il suo cavolo di logo sulla nostra maglietta. Chiusa questo aggiornamento, proiettiamoci verso Frosinone. E chiedo a te, Matteo, vista l'assenza di Pjanic, visti gli impegni delle nazionali e quindi magari qualche giocatore che potrebbe essere lasciato a riposo, e mercoledì 16 c'è la partita di esordio in Champions all'Olimpico contro il Barcellona, secondo te Rudy Garcia farà un vero e proprio turnover, oppure si limiterà a scegliere il sostituto di Pjanic? Ma secondo me per il turnover è presto, è troppo presto per il turnover, perché tu comunque rischi di pareggiare più che perdere una partita contro la Frosinone. Quando vai contro il Barcellona invece il destino è un po' più segnato. E tra parentesi, a me i turnover completi non sono mai piaciuti alla Mazzarri, al Napoli per intenderci. Mi piace un turnover pensato, ragionato, e allora vedo pochi cambi. Io posso vedere, che ne so, per esempio, ecco, magari Dzeko, no, che contro il Barcellona sarà essenziale, perché ovviamente le occasioni da gol create non saranno tantissime, no? Che creeremo, essendo realisti. Poi, perché
ognuno di noi spera che la Roma domini la partita, però probabilmente non sarà così. Quindi Dzeko, che viene da due partite con la Bosnia, magari può riposarsi almeno magari nel primo tempo per dare più spazio a Totti, per esempio. Quindi io penserei ad una formazione con Totti punta, tra virgolette, che punta non è, lo sappiamo benissimo. E farei rimanere centrale De Rossi. Io volevo ripeterlo, per me De Rossi centrale è una delle più grandi innovazioni e invenzioni, tra virgolette, perché era già stato sperimentato in nazionale da Prandelli, ma è una delle più grandi novità della Roma, che può far molto bene alla Roma, perché è un giocatore che ti sa impostare, no? E a centrocampo, dove abbiamo comunque giocatori di qualità, ne puoi schierare un altro. Io penso che contro il Barcellona giocherà pure Keita, no? Probabilmente sì, anche soltanto per l'esperienza internazionale, insomma. È vero che con Conco non ha portato fortuna, però Keita mi sembra di un altro livello. Quindi penso che Keita magari lo terrà a riposo, visto che anche lui ha i suoi anni, per dare più spazio magari a Ucan. Ucan, queste sono le partite dove Ucan deve giocare, perché Ucan è stato un giocatore molto discusso lo scorso anno, perché ricordiamo il riscatto è a fine di questo anno per 12-13 milioni. È arrivato a Roma con una presentazione da campione, perché io mi ricordo, il giovane turco più promettente, no, eccetera eccetera, e non l'abbiamo quasi mai visto giocare se non contro il Cagliari. Allora, se Garcia ha imparato la lezione, dovrebbe farlo giocare in queste partite contro il Frosinone, accessibili, più tranquille, dove non c'è la pressione di una grande sfida. Farei giocare Digne e lo farei rigiocare contro il Barcellona, perché Digne ma credo che ormai Digne sia un titolare fisso. E lo farei comunque giocare a Frosinone, perché è giovane, non ha avuto le nazionali, e soprattutto è un giocatore che deve ambientarsi ancora, quindi più gioca meglio è. Farei giocare difensore centrale magari Castan, per sempre lo stesso, cioè per lo stesso motivo, per farlo riabituare al campo dopo ovviamente i problemi di salute che ha avuto, e contro il Frosinone sono quelle sfide che ti permettono di riprendere confidenza con il campo. Quindi questo è quello che mi aspetto, cioè piccoli cambiamenti fatti con molta intelligenza, non dettati dal certo. Devo mettere la formazione migliore contro il Barcellona, quindi mo faccio giocare gli altri perché il Frosinone è scarso. Io faccio una proposta, nel senso, vediamo, contro il Frosinone non stravolgere la squadra, perché io sono convinto che la Roma debba puntare principalmente al campionato e non puoi prendere sotto gamba nessun avversario. Il Frosinone è neopromosso, è a 0 punti, però non ha perso male le due partite che ha perso, perché la prima col Torino ha segnato, ha perso 2-1 e ha fatto soffrire il Torino. Contro l'Atalanta forse è stata un po' più arrendevole, 2-0 mai in discussione, ma comunque il Frosinone è una squadra che giocherà in casa, lo stadio sarà pieno, vorrà fare bella figura, e ormai abbiamo imparato che quando la Roma viene considerata una squadra forte veramente che può vincere lo scudetto in maniera seria, le altre danno sempre la vita quando si trovano davanti a lei. Quindi non bisogna prendere sotto gamba il Frosinone, anche se ovviamente ci sono 4 categorie di differenza tra giocatori, cioè l'attacco della Roma contro la difesa del Frosinone non dovrebbe esserci nessun tipo di partita. Il problema è la testa. Allora, la mia proposta sulla formazione è questa: schierare Salihu Can a centrocampo insieme a Keita e Nainggolan, De Rossi, Nainggolan, insomma, in base alle scelte, insomma, bisogna vedere anche De Rossi come sta anche mentalmente, visto quello che è successo contro la Bulgaria, l'espulsione e le critiche di tutti, amici e nemici. E Totti e Salah ad agire alle spalle di Dzeko. Pensi sia impossibile da vedere una cosa del genere? Cioè un 4-3-3, però ovviamente con Totti e Salah a fare da
da mezze punte, da trequartisti, e poi Zego ovviamente l'unica punta. Ma questo dovresti, sì, mi affascinerebbe molto come, guarda, come soluzione. A me affascinerebbe perché di base c'è una questione che Garcia ancora non vuole risolvere, che è quella di Totti. Molti giocatori con l'età hanno fatto una cosa per continuare a giocare e non ritirarsi, non avendo più la corsa di un tempo, si rinnovano come seconde punte, quasi centrocampisti offensivi. Perché? Perché stanno più fermi, ovviamente è un gioco meno veloce, e smistano palla, no? Allora, certo. Se Garcia riesce a creare, perché il modulo 4-3-3 come è formato è giusto, e noi abbiamo comprato i giocatori affinché quel modulo funzionasse, però provare almeno un 4, diciamo un 4-3-1-2, che è quello che dicevi te poi, no? Sì. Con alle spalle dei due attaccanti Totti, che quindi prende palla dal centrocampo, fa salire squadra e la smista, secondo me è un modulo che possiamo usare per molte partite. Quindi a me affascina come idea, cioè ho già pensato l'altro anno, e secondo me è, dopo De Rossi difensore, una novità che può fare molto bene sia alla Roma che a Totti, perché è un'alternativa, perché una squadra che vuole vincere deve saper cambiare. Finora Garcia ci ha fatto vedere che come modulo difficilmente cambia. Come uomini forse qualcosa è cambiato, appunto, perché già Gervinho ha lasciato in panchina 90 minuti contro la Juve, tanta roba per uno che vede Gervinho sempre e comunque. E adesso vedremo se riuscirà intanto anche a vedere Ucan, che è stato tenuto, poteva andare anche lui a giocare da qualche altra parte, di richieste ne aveva, penso al Bologna, allo stesso Empoli dove è andato Paredes, e invece è rimasto. È un ragazzo di talento, la Roma l'ha pagato.